Il viaggio che Dante fa compiere ad Ulisse è un viaggio che si contrappone sostanzialmente, ma fortemente, al viaggio che compie Omero con Ulisse, con Odisseo. Secondo Omero, Ulisse ritorna ad Itaca. Ritorna nella sua isola, ritorna a Penelope, ritorna a Telemaco, ritorna al padre e lungo il viaggio incontra nel regno dei morti la madre. E questo viene definito come viaggio circolare, la circolarità di Omero, ovvero ci ha insegnato che si parte da un punto, dice Omero, e si ritorna sempre a quel punto. Cioè si parte dal proprio paese, dalla propria isola, dalla propria Itaca e si ritorna, secondo Omero, ad Itaca, alle radici, alla propria terra, Ulisse. Secondo Dante, questo non è concepibile, non è possibile perché durante il viaggio Ulisse ha commesso delle colpe, ovvero ha compiuto dei peccati. Il concetto di peccato non poteva esserci in Omero. Poteva esserci il concetto di responsabilità, il concetto di destino, il concetto del dolore, del patire, ma non il concetto di peccato. Perché con Omero siamo in una civiltà pre-cristiana. Quindi non siamo appunto in quella visione in cui il peccato, l'originale peccato, la colpa in sé assume un valore completamente diverso, e non c'è il destino in Dante, ma c'è la grazia, perché Dante è figlio della cultura occidentale cristiana. Omero è figlio di quella cultura occidentale orientale vera e propria. Dobbiamo partire da questo presupposto per comprendere, per cercare di capire le diversità che hanno poi dato un segno particolare al ventiseiesimo canto. Questo ventiseiesimo canto che resta centrale nella Divina Commedia. Dico in tutta la Divina Commedia. Perché se il quinto canto dell'inferno è il canto del tradimento d'amore di Francesca e Paolo, il ventiseiesimo canto è il canto dell'inganno. Come tutto il paradiso diventa la cantica della grazia, del mistero, della luce, della speranza. E il confronto tra Dante e Ulisse diventa un confronto contraddittorio, perché Dante, pur conoscendo la posizione di Omero, pur conoscendo il ritorno voluto da Omero nella sua Itaca, Dante va al di là di questo e lo accusa per aver commesso appunto questa colpa, che lui considera peccato, della frode, del cavallo, di aver fatto entrare il cavallo nella città di Troia con l'inganno e di aver distrutto Troia con l'inganno, distruzione che è costata poi la fuga e la morte di tutti i troiani e la fuga di Enea verso altre sponde, ma è anche considerato il personaggio che non conosce i limiti. E quindi sfida il limite umano, sfida la considerazione dell'orizzonte umano e va oltre. Ecco perché lo considera quel personaggio che cerca di superare le colonne d'Ercole. E chi supera le colonne d'Ercole o chi cerca di superare le colonne d'Ercole, cioè chi cerca di superare il limite umano, ma perché questo? Dice Dante, perché si parla di limite umano? Perché
Perché dovete considerare, ragazzi, che in Dante c'è sempre questa formazione cristiana in cui l'umano è il senso della pietà, è il senso della conoscenza, ma è anche il senso, secondo la visione di Virgilio, della ragione e quindi della virtù, della ragione e della virtù. E non forzare il limite dell'umanità, dell'umano. Secondo Dante, Ulisse supera sia col coraggio, sia con la colpa, sia con la responsabilità. Ecco perché lo fa morire naufrago, in tempesta, e non lo fa rientrare, ritornare ad Itaca. Sono due colpe che condannano Ulisse e lo condannano appunto all'inferno. Dante supera questa visione. Ma vi dicevo, è costretto a fare questa operazione Dante, perché non è figlio della cultura occidentale, orientale come era Omero, è figlio ed erede della cultura occidentale cristiana. Questo significa molto, significa tanto, ma parimenti la guida di Dante resta Virgilio, lo dicevo, e Virgilio ha come punto di riferimento Enea. E la visione di Enea non è circolare, o la visione di Virgilio non è circolare. Io vi ho detto che secondo Omero si parte e si ritorna sempre allo stesso punto. Mentre Virgilio ha come orizzonte la prospettiva, c'è cioè un viaggio lineare e verticale. Ecco perché Enea è considerato il padre della cultura occidentale e latina, il costruttore di Roma, del mondo romano. Allora le contrapposizioni diventano metafore, ma diventano anche riferimenti culturali forti nel momento in cui l'inganno di Ulisse diventa la colpevolezza di una cultura vera e propria. La responsabilità di Ulisse diventa il peccato appunto di Ulisse, ma anche il peccato di chi ha voluto che Ulisse ritornasse in patria. Quindi si crea una contrapposizione vera e propria. E dentro il 26° canto, Dante inserisce sì il concetto di virtù, sì il concetto di viaggio, ma inserisce fortemente il concetto di conoscenza e di curiosità. Perché Ulisse cerca di andare oltre le colonne d'Ercole? Per un bisogno di conoscenza. Ma questa conoscenza da che cosa è dovuta? È dovuta dalla curiosità, dalla curiositas di Dante, che lo spinge ad andare oltre, che lo spinge ad andare oltre. Ma questo andare oltre significa per Dante superare ogni limite, cosa che non può essere concessa, soprattutto per chi ha una visione prettamente cristiana come ce l'ha Dante, come l'aveva Dante. E non bisogna dimenticare mai un fatto che credo che sia importante, soprattutto in questo 26° canto, che è la funzione appunto della ragione, la virtù e la ragione. E accanto alla virtù, Dante pone la grazia di Dio. Non bisogna sfidare Dio, non bisogna sfidare la grazia di Dio, non bisogna sfidare l'umanità di Dio, ma anche il mistero di Dio, dice Dante. E secondo Dante, Ulisse sfida tutto questo andando oltre, non solo con l'inganno del cavallo, ma cercando di superare le colonne d'Ercole, cioè cercando di superare il limite consentito, il limite consentito. Tutto questo rientra sostanzialmente nella visione, nella dimensione di un Dante che vive una situazione di ambiguità, perché si trova da una parte ad ammirare il coraggio, come voi avete detto, di Ulisse, il coraggio, ma anche la conoscenza di Ulisse, ma anche la curiosità Ulisse.
ma si trova anche ad avere come guida la ragione, che è rappresentata da Virgilio. Ma perché Dante si serve di Virgilio? Perché Dante, dentro la cultura occidentale latina, è dentro questo mondo, quindi non può essere figlio ed erede della cultura greca, è figlio ed erede della cultura latina. Perché la cultura greca di Omero, di Ulisse, era un intreccio con le identità, le eredità della cultura degli Orienti, che entrano poi successivamente nella cultura occidentale latina, latina. Quindi con Enea noi abbiamo la rappresentanza, il rappresentante della cultura latina che fonda Roma, sostanzialmente, che crea l'epicentro della occidentalità di Roma. Con Omero abbiamo l'Ulisse che è greco, fortemente greco ed orientale. Vedete come si intrecciano, si contrappongono questi due mondi, queste due civiltà. Perché il 26° canto, cari giovani, non è soltanto l'analisi del testo, l'interpretazione del testo, la spiegazione dei versi, che è cosa importantissima certamente, ma è capire anche il valore antropologico, culturale, civile, che Dante vuole esprimere dentro questo viaggio. E non dobbiamo dimenticare un fatto che resta fondamentale in tutta la vita di Dante, soprattutto dal 1300 in poi. La Divina Commedia viene scritta in esilio e il 26° canto è anche il canto dell'esilio, è il canto della contrapposizione di Ulisse. Lui è come se ammirasse Ulisse, ma è come se non l'accettasse, non dovesse, non può accettarlo, non può accettarlo perché è frenato da questa cultura che è la radice cattolica, cristiana, cristiana, occidentale. Allora si trova dentro questa contrapposizione, però in quel momento Dante comprende la sua situazione. È un uomo in esilio, è un uomo che è stato scacciato dalla sua Firenze, considerato eretico, non obbediente a delle regole. L'eresia di Dante è che non obbedisce alle regole del potere politico e del potere ecclesiastico. Non obbedisce all'intreccio di questi due mondi. Ecco perché viene condannato all'esilio perpetuo e viene condannato a morte se dovesse farsi trovare in una delle città vicine a Firenze. Vedete che grande condanna. Quindi viene condannato Dante. E c'è in questo senso anche la controfigura dell'Ulisse che viene condannato, colpevolizzato da Dante, e ha la contrapposizione di Dante che viene condannato, colpevolizzato da Firenze, dallo Stato, dalla politica e dal mondo cattolico ecclesiastico. Allora, tutta questa esperienza, tutta questa testimonianza, tutto questo vissuto sono dentro il mondo della Divina Commedia. E il 26° canto costituisce proprio la sintesi di questa armonia disarmonia, di questa contrapposizione, del non cercare di andare oltre. Ma lo stesso Dante, ragazzi cari, è andato oltre, non ubbidendo, come non ubbidisce Ulisse, perché Dante non ha ubbidito all'impero politico e all'impero ecclesiastico, e va oltre, e viene condannato all'esilio. Quindi è una punizione che subisce Dante in prima persona, ed è una punizione che Dante impone all'Ulisse, non facendolo ritornare nella propria Itaca, facendolo naufragare e morire in tempesta. Vedete allora come è complesso Dante, come è
articolato questo 26° canto, che non è soltanto la spiegazione della virtù, della conoscenza, della Firenze abbandonata, del naufragare, ma è la posizione di un viaggio, è la visione di un viaggio nel quale Ulisse si trova a vivere, Dante si trova a vivere, ma Dante ha come guida la ragione. Questo è il presupposto. Ulisse aveva il mito, aveva gli dèi, aveva il mondo pagano dietro di sé, non aveva la speranza a guidarlo. La speranza è una virtù, se vogliamo chiamarla tale, che appartiene al mondo cristiano, a guardare oltre, a non disperarsi mai. Ulisse aveva il senso della conoscenza, aveva il senso della consapevolezza, ma aveva il senso della curiosità che superava ogni limite. Per Dante, sì, abbiamo bisogno della curiosità, ma abbiamo bisogno anche della conoscenza che non ci fa superare il libero arbitrio, cioè che non ci fa superare il limite, che non ci fa superare il limite. Ecco allora perché subisce queste due condanne, Ulisse, ovvero l'Ulisse di Dante. Sono due condanne pericolose che caratterizzeranno tutta la vita, tutta l'opera di Dante. Non bisogna dimenticare un altro aspetto che riguarda la lingua. Dante aveva bisogno di far conoscere la Divina Commedia, di renderla popolare, di divulgarla, perché il viaggio tra le tre cantiche è il viaggio che supera il mezzo del cammino e va oltre. Superare il mezzo del cammino, nel mezzo del cammino, significa anche cercare di ritrovarsi nel proprio viaggio. Ognuno di noi, a un certo punto della propria vita, deve fermarsi e fare i conti con se stesso. E Dante ha cercato di fare questo già dai primi versi dell'Inferno, anche se alla fine di ogni cantica, lui cercava la luce, le stelle, li cerca alla fine dell'inferno, li cerca alla fine del purgatorio, le incontra nel paradiso. Quindi questa luce è la luce che prospetta la visione sì di Virgilio, che diventa la guida e la ragione, ma anche la visione della grazia nella luce cristiana. Lui va verso la luce cristiana, Dante. Ulisse Omero non può, perché non conosce questo mondo cristiano. Allora conosce il ritorno alle radici. Ecco perché lo punisce proprio dandogli la responsabilità di non ritornare nella propria terra. E diventa naufrago. Il naufragio di Dante nella tempesta di Ulisse. Perché naufragio di Dante? Perché Dante, come vi dicevo, sconta 20 anni di esilio e in questo esilio subisce appunto tutte le solitudini, le angosce, le tristezze e conosce anche il non ritornare al proprio paese, alla propria città. Ulisse e Dante sono accomunati sia dalla nostalgia, entrambi hanno nostalgia, e la nostalgia per Ulisse, secondo Omero, è lo strumento che gli permette di ritornare, perché senza la nostalgia, secondo Omero, non avrebbe avuto la possibilità di radicarsi alle radici. Quindi il concetto di nostalgia per Omero diventa fondamentale. Per Ulisse c'è la nostalgia, ma rimane soltanto un sentimento, una metafora, un dolore, un patire. La nostalgia per Dante è un patire costante, perché vive questa nostalgia
senza la possibilità di ritornare nella propria terra. Vedete allora come le due figure, una del mito Ulisse, l'altra del reale e della ragione Dante, costituiscono due figure centrali nella civiltà sia orientale, del mondo orientale, e sia nella civiltà del mondo occidentale. Sono due figure che partono. Ulisse dall'Oriente arriva all'Occidente e costituisce la grecità occidentale dentro l'Oriente. Dante invece è prettamente radicato nella cultura occidentale cristiana, ma è ingugliosito Dante della posizione della visione di Ulisse. Quindi vive uno stato di ambiguità, di contrapposizione, pur condannandolo. E questa condanna è la condanna sostanzialmente che Dante vive, subisce e patisce con la propria esistenza, nella propria esistenza e con l'esilio. Un dato a mio avviso significativo, straordinario, che fa di Dante certamente l'autore, il poeta, il profeta, che oggi più che mai rappresenta questo incontro tra Oriente e Occidente, ma fa di Dante anche la sintesi della cultura moderna e antica nel valore della tradizione, perché il concetto di tradizione in Dante diventa fondamentale e resta fondamentale soprattutto sia nella Divina Commedia e sia nelle opere che vanno dal De vulgare eloquentia al Convivio al De monarchia. Sono opere che vivono dentro la Divina Commedia, vivono dentro la Divina Commedia, perché queste tre opere, il linguaggio popolare, l'educazione alla cultura popolare, al volgare e la Divina Commedia, il convivio, cioè questo dialogare costante, questo bisogno anche di ironizzare, di raccontare nel convivio e dentro la Divina Commedia, e il rapporto, se vogliamo, lo scontro tra il potere laico e il potere ecclesiastico sono la chiave di lettura che vive dentro la Divina Commedia. Quindi la Divina Commedia rappresenta in fondo la sintesi delle opere precedenti, come anche la Vita Nova è dentro la Divina Commedia, perché la figura di Beatrice nella Divina Commedia diventa la luce, diventa il punto in cui il dato nevralgico è veramente un dato che guiderà Dante verso le stelle, ovvero verso la luce, e consegnerà poi il messaggio a quel Dio universale che è rappresentato da San Bernardo, è rappresentato da Maria, è rappresentato da Lucia. Sono tutti personaggi che entrano dentro la vita di Dante, non solo nella Divina Commedia, ma sono personaggi che sono nella nostra vita. Nella nostra vita. Voi parlavate di Ulisse come un testimone, un protagonista, un esempio, ma Ulisse ancora oggi rappresenta la metafora del viaggio in sé. E la perdita del viaggio è stata ben raffigurata da Dante attraverso la perdita del limite e attraverso l'inganno. È questo che il 26° canto ci racconta. È questo che il 26° canto ci propina, in cui il senso della ragione diventa conoscenza, quindi diventa coscienza umana attraverso queste due metafore fondamentali, il viaggio e la curiosità. Trova Ulisse tra le fiamme, tra una lingua di fiamma, in cui le figure di Ulisse e Diomede sono le metafore appunto della frode, e su questo si gioca anche la metafora del 26° canto, la fiamma in sé. Ma siamo nell'inferno, siamo in pieno inferno, in cui il dato centrale è rappresentato dal significato
in cui l'uomo del Trecento si trova a vivere. Noi non dobbiamo mai dimenticare, per capire Dante la Divina Commedia, ma per capire tutta l'opera di Dante, che Dante è un uomo radicato nel contesto in cui è vissuto, nel Trecento. Ed essere radicato nel Trecento come era radicato Dante ha significato guardare quel secolo e proiettare il Trecento oltre, perché se lui viene considerato un eretico, è anche vero che è considerato anche un profeta. La profezia è cercare di guardare oltre il presente, e Dante è riuscito a guardare oltre il proprio presente. Il tema della conoscenza in Dante diventa fondamentale. E diventa fondamentale perché è dentro il tema del viaggio. È il viaggio che Dante compie nel canto ventisesimo dell'Inferno, ma come dicevo in tutta l'opera della Divina Commedia, è un canto alla ricerca di, tre punti di sospensivi, alla ricerca di che cosa? Ulisse compie il suo viaggio di ritorno alla ricerca di Itaca con Omero, alla ricerca della sua terra perduta, dell'isola perduta. Quindi va alla ricerca di questo bisogno di ritrovare le sue radici, le sue identità, le sue appartenenze. Quindi il viaggio di Ulisse diventa un viaggio prettamente circolare. Cosa significa prettamente circolare? Perché Ulisse parte da Itaca, compie il suo viaggio, va a Troia, commette secondo Dante il peccato, la colpa e l'inganno del cavallo di Troia. Poi, una volta che Troia è stata distrutta, ha la necessità, il bisogno, l'amore anche e la nostalgia di ritrovare quello che non ha più e quello che non ha avuto negli anni della guerra e negli anni dell'attesa per la presa di Troia. Quindi compie un viaggio per ritornare da dove era partito. Il suo viaggio è alla ricerca, quindi è sempre una ricerca il viaggio, alla ricerca della sua Itaca, alla ricerca di Penelope, alla ricerca di Telemaco, alla ricerca del padre, alla ricerca della madre, la madre che poi trova nel regno dei morti, nel suo viaggio nel regno dei morti, ma è alla ricerca della sua identità, ovvero della sua appartenenza, ovvero ancora delle sue radici. Quindi Ulisse è l'uomo della modernità, se vogliamo usare questo termine, perché ognuno di noi ha bisogno delle proprie radici, ha bisogno di ritrovare quello spazio, quel luogo, quel tempo che pensa di aver perduto, ma che in qualche parte, luogo o in qualche spazio o in qualche tempo esiste ancora. Quindi ha la necessità di ritrovare questa nuova vitalità, che è la vitalità del ritorno, è la vitalità del suo paese, quindi il suo paese e la sua isola. Questo in Omero, questo è Ulisse di Omero. Ma l'Ulisse di Dante qual è? È quello di fargli scontare una colpa, un peccato, perché è andato oltre il limite, ovvero ha tentato di andare oltre le colonne d'Ercole. Quindi non è soltanto la colpa, il peccato dell'inganno, della frode del cavallo di Troia. Quindi invade, sconfigge Troia con l'inganno, non con una guerra, seppur spietata, ma fronte a fronte, ma con l'inganno. Quindi l'inganno diventa fondamentale per Dante. Ma perché diventa fondamentale per Dante? Perché in Omero non c'era
non c'era ancora la visione cristiana, non c'era ancora la visione della fede. In Dante c'è fortemente la visione della fede. Cosa significa la visione della fede per Dante? Significa entrare nel concetto di peccato, entrare nel concetto di colpa, entrare nel concetto di condanna. Quindi deve espiare Ulisse la propria colpa, la propria condanna. E il viaggio che Dante fa compiere a Ulisse non è altro che un viaggio proprio tra i limiti del peccato, della colpa. Ecco perché peccato, colpa per Dante diventano fondamentali. Non dobbiamo dimenticare che noi ci troviamo con un poeta, uno scrittore e un profeta che ha costruito la propria struttura letteraria, ma anche la struttura di vita attraverso i tre regni, ovvero inferno, purgatorio e paradiso. Quindi siamo proprio all'interno di un processo che è un processo profondamente religioso e cristiano. Con Omero eravamo nel mondo degli dei, eravamo nel mondo dei miti. Con Ulisse di Dante siamo, o con Dante che racconta Ulisse, siamo nel mondo della fede, del sacro. Quindi, se Ulisse va alla ricerca della propria isola attraverso una griglia, attraverso dei significati che sono profondamente radicati nel mito, il concetto di mito, quando noi affrontiamo il problema di Ulisse, quando noi affrontiamo il problema di Omero, diventa centrale, diventa fondamentale. Il mito non è altro che il ricordare ciò che noi non abbiamo più e quindi attraverso questo immaginario, perché il mito è fatto di immagini, di ciò che ritorna dentro di noi, quindi diventa mitizzato attraverso i simboli, attraverso i segni, attraverso questo viaggio che si compie nella circolarità, nel cerchio. In Dante invece il viaggio diventa orizzontale e verticale, diventa. Attenzione, è proprio questo il discorso profondo. Quindi in Dante non c'è il mito, il concetto di mito, ma c'è il concetto di grazia, c'è il concetto di mistero, c'è il concetto appunto di miracolo. Quindi siamo su due elementi, su due mondi completamente diversi dal punto di vista culturale e dal punto di vista spirituale. C'è come punto nevralgico il tema del viaggio. Quindi il viaggio per Dante è un viaggio alla ricerca di se stesso, vi ricordate, ci ricordiamo nel mezzo del cammino della nostra vita. Quindi si inizia questo viaggio nel momento in cui siamo nel mezzo del cammino della nostra vita e lungo il nostro viaggio incontriamo tutte le nostre esperienze, tutti i nostri personaggi, tutte quelle persone, tutte le esperienze. Ma il viaggio è fatto di testimonianza. Noi lungo il viaggio non facciamo altro che testimoniarci. Ma da che cosa viene questa nostra testimonianza nel viaggio? Dalle esperienze che viviamo, dagli incontri che facciamo, dai rapporti che noi intratteniamo. E sia Omero che Dante, perché il rapporto da questo punto di vista è tra Dante e Omero, che sono due epicentri, due civiltà. Prettamente all'interno della cultura mediterranea, prettamente all'interno della cultura mediterranea. E mentre Omero ha delle radici profondamente orientali che provengono dall'Oriente del Mediterraneo, Dante fa una sintesi nella sua commedia di tutta questa esperienza che ha vissuto Omero, attraverso una figura che diventa la guida per Dante. E la guida significa anche avere il senso e la consapevolezza della conoscenza. La conoscenza per Dante, da questo punto di vista, nei confronti di Ulisse, nei confronti di Omero e soprattutto nel 26° canto dell'Inferno, è rappresentata da Virgilio. Ma Virgilio, ragazzi, è l'antitesi di Omero. Virgilio e Omero sono due autori, due poeti che si contrastano all'interno della propria vicenda, all'interno
della vicenda delle civiltà, perché se Omero ha come punto di riferimento, e soprattutto l'Odissea ha come punto di riferimento la distruzione di Troia, quindi il viaggio di Ulisse arriva a Troia, distrugge Troia con l'inganno, Virgilio ha come rappresentante, come riferimento un altro personaggio che è Enea. Enea chi è? È quel personaggio che è scappato da Troia mentre Troia bruciava e si porta dietro il padre, il figlioletto, la moglie. Quindi è un viaggio, è il viaggio di Enea, non è un viaggio circolare, cioè non è un viaggio in cui si dice che si parte da un punto per ritornare a quello stesso punto. Un viaggio certamente in forma metaforicamente, come si diceva, come dicevate voi, labirintica, ma è un viaggio in prospettiva, cioè guarda al futuro, quindi va a costruire una nuova città, va a costruire sostanzialmente il mondo latino, va a costruire Roma. Quindi Enea rappresenta l'esempio vero e proprio del mondo e della cultura occidentale, quindi diventa la ragione per Dante, la conoscenza è la ragione. Dante si serve di Virgilio, il quale ha costruito il personaggio di Enea, per capire e cercare di conoscere sempre di più oltre il mito, perché Omero e Ulisse, come dicevo, costituiscono il dato centrale, l'apice del mito, il mito che è l'altra faccia, la faccia ovvero contrapposta del sacro, quindi della cristianità da questo punto di vista, letta attraverso gli occhi, lo sguardo, le parole di Dante. Vedete allora come è importante questo confronto, come è significativo mettere insieme la funzione, la figura che ha avuto Ulisse, che ha avuto Omero nel viaggio di Dante. Si dice che Dante non conoscesse il greco, ma conosceva Virgilio, conosceva un altro grande poeta che si chiama Ovidio, conosceva il latino, quindi ha letto sicuramente l'Odissea attraverso le traduzioni latine. Il mondo romano conosceva molto bene la lingua greca, gli imperatori romani parlavano in greco, il mondo latino parlava in greco. Quindi la figura di Ulisse, la figura il viaggio omerico era dentro, è dentro ancora oggi nel mondo occidentale latino. Perché questo? Perché Roma nasce all'interno, la civiltà latina nasce all'interno della culla greca, di quella culla greca, di quella civiltà greca che assorbe sì la Grecia in sé come noi possiamo concepirla oggi, ma assorbe un'identità che è un'identità greca, il mondo greco occidentale, il quale mondo greco occidentale aveva delle radici profondamente radicate nel mondo orientale. Quindi in Omero c'è questo incontro tra Oriente ed Occidente attraverso la figura di Ulisse, attraverso la figura dell'Iliade prima e dell'Odissea dopo. In Dante c'è appunto la sintesi di questo raccordo tra il mondo occidentale e il mondo orientale che Omero ha espresso e che Virgilio è riuscito a catturare proprio attraverso l'opera di Omero. Vedete come sembra ingarbugliato il discorso, ma è un discorso che ha una sua logicità, un suo filo, perché Dante è come se conoscesse la figura di Ulisse o l'opera di Omero attraverso Virgilio, che è punto nevralgico della ragione e quindi del viaggio, del camminare nella ragione nella Divina Commedia. Poi incontrerà Beatrice che diventa il mistero, che si aprirà alla grazia con i canti successivi dal purgatorio al paradiso. Ma l'inferno e il 26° canto costituiscono l'apice di questo concetto del viaggio, il viaggio viaggiare. E perché
lo fa andare oltre le colonne d'Ercole, perché deve sostanzialmente dare il senso di colpa, dare il senso del peccato in cui si dice che l'uomo non può superare il limite. Quando si supera il limite si va oltre il senso dell'umano. E qui la chiave di lettura fondamentale che Dante propone per dare un senso al suo Ulisse. Ci sono due figure centrali nell'inferno, vedete, e tutte e due che sono nell'inferno costituiscono il senso della colpa, del peccato, del limite, ma anche della conoscenza. Quali sono queste due figure? Quella di cui stiamo parlando oggi, Ulisse, ovvero il personaggio Ulisse. L'altra figura che viene inserita all'interno, e ne abbiamo già parlato, all'interno di questo concetto di colpa, di peccato, di senso di colpa, è la figura di Francesca. Di Francesca nel quinto canto dell'Inferno. Cioè perché mentre Ulisse è uno che trucca, uno che frode, uno che imbroglia, per dirla in questi termini, Francesca è una che tradisce. Quindi il tradimento che si consuma nel quinto canto, secondo Dante, è quasi comparabile al tradimento che diventa imbroglio, che diventa frode, ecco, fraudolento, che diventa frode nel ventisesimo canto. Quindi due personaggi centrali nella vita e nella storia di Dante, ma sono due personaggi centrali con i quali noi costantemente ci confrontiamo. E se noi oggi consideriamo Dante come figura che continua a vivere dentro di noi, dentro alla nostra storia, non è perché Dante lo si studia a scuola, non è perché noi siamo obbligati a studiarlo a scuola, perché siamo costretti a farlo nel corso degli anni scolastici e in tutto il percorso che noi attraversiamo dal punto di vista dell'istruzione, ma perché fa parte del concetto di vita, fa parte del concetto del nostro esistere, della nostra esistenza. Pensiamo un po' a scorporarlo dal mondo scolastico, Dante, e vedete come questi temi che noi stiamo affrontando, i temi che riguardano appunto il viaggio, la colpa, il tradimento, la frode e così via, sono temi, sono problematiche che noi incontriamo nel nostro quotidiano, incontriamo nella nostra vita, che vengono oggi metaforizzati, ora vengono metaforizzati attraverso ciò che diciamo su Dante è un fatto significativo, ma non dobbiamo restringerlo soltanto a questa enunciazione scolastica, perché Dante è dentro di noi. Ciò che Dante ha detto è parte integrante del nostro viaggio esistenziale, del nostro viaggio che va alla ricerca. Perché si viaggia? Perché si va alla ricerca. Non si viaggia soltanto per turismo, ma anche quando si dovesse viaggiare soltanto per turismo, si va alla ricerca di nuove conoscenze. Ma il viaggio interiore, il viaggio spirituale, il viaggio umano non è altro che un viaggio alla ricerca della propria esistenza. E questa propria esistenza diventa fortemente innovativa, ma anche fortemente connaturata nella tradizione. Pensate, ragazzi, che la tradizione è punto nevralgico nella figura della Divina Commedia, ma è punto nevralgico in tutta l'opera di Omero e di Virgilio. Quindi con il ventisesimo canto noi non facciamo altro, ventisesimo canto dell'Inferno, non facciamo altro che mettere insieme due grandi momenti, cioè il momento che è l'esperienza, la trasposizione mitica di Omero nel simbolo, è la trasposizione della classicità latina di Virgilio. Ebbene, Dante
è riuscito a mettere insieme, a raccogliere in questo 26° canto appunto questi due mondi, il mondo greco-orientale, il mondo romano-occidentale, che nasce all'interno della cultura greca. Il tema del viaggio diventa appunto fondamentale e il tema del viaggio è dentro due parole chiavi di Dante, virtù e conoscenza. Il senso della ragione e il senso della curiosità. E questo, in fondo, è il dato dialettico forte che si vive nella figura di Ulisse. L'Ulisse sia di Omero che di Dante. È chiaro che sono due figure, due viaggi diversi, ma che arrivano a un unico punto di riferimento che è la ricerca. La conoscenza, la curiosità, il naufragio e superare il naufragio, conoscere i propri limiti. E questo folle volo del quale voi avete parlato non è altro che cercare di non andare oltre il limite consentito, perché altrimenti si incorre nella follia, si incorre in questo volo folle che porta alla fine, che porta alla morte, perché come si diceva, il folle volo alla fine che cosa ci lascia? Ci lascia un porto completamente inesistente, quindi il naufragio continuo, costante, il vivere in un labirinto dal quale non si trova un'uscita. Invece Dante, attraverso questa visione della trasposizione del mito nel sacro, cerca di proporci una chiave di lettura che è la chiave di lettura costituita da tre elementi: il concetto di speranza, il concetto di consapevolezza e il concetto di grazia. Il concetto di grazia, tre elementi che non troviamo in Omero, ma che troviamo in Dante, perché in Omero troviamo il mito, troviamo il simbolo. Il mito, il simbolo e troviamo il destino. Aspetti che in Dante si amalgamano in quello che io ho detto poc'anzi. Quindi il tema del viaggio in fondo resta fondamentale ed è fondamentale per capire l'uomo che è stato nel tempo di Omero, l'uomo che è stato nel tempo di Virgilio. È l'uomo che ha raccontato appunto Dante Alighieri, l'uomo che è metafora appunto secondo Dante di quel viaggio che si comincia o si inizia nel mezzo del cammino della nostra vita, dove tutto ci sembra trascorso, ma tutto è ancora davanti a noi. Ecco il dato significativo che ci permette di capire ancora di più il valore della Divina Commedia, il valore di Dante, il valore che ha assunto poi la cultura rappresentata da Dante in un tempo, in un momento drammatico per Dante, un aspetto che non dobbiamo dimenticare, perché Dante vive questi aspetti, crea questo immaginario in un momento particolare della sua vita. E qual è il momento particolare della sua vita? L'esilio. L'esilio. In fondo, se noi pensiamo ad Ulisse, il suo viaggio non è altro che un peregrinare tra un esilio e l'altro, tra un luogo e l'altro prima di arrivare ad Itaca. Ma Dante vive realmente questo esilio dal 1300 in poi, lontano dalla sua città, dalla sua Firenze. Quindi dentro la Divina Commedia ci sono tutti questi aspetti, questi elementi. E l'uomo che scrive la Divina Commedia è un uomo in esilio, è un pellegrino alla ricerca di ciò che ha perduto. Ecco allora come il tema dal quale noi siamo partiti. Ulisse è Dante. Omero e Dante, Ulisse, che è un pellegrino, dove potremmo definirlo oggi,
che peregrina da un porto a un altro, da un mare a un altro, da uno scoglio a un altro, è la metafora del Dante in esilio, che da una città va verso un'altra città, e il suo viaggio è questo viaggio, alla ricerca della sua Firenze, nella quale non ritornerà più. Pensate un po', Ulisse ritorna nella sua Itaca, secondo Omero, secondo Dante no, ma Dante non ritornerà più nella sua Itaca, ovvero nella sua Firenze. Temi significativi, problematiche importanti, percorsi che oggi hanno una loro grande dimensione in cui la contemporaneità, ragazzi, diventa anche la somma, la sintesi di tutto un passato che è diventato memoria nel nostro esistere, nel nostro essere e soprattutto nel viaggio che ci spetta compiere e nel viaggio che abbiamo compiuto. Perché il viaggio che abbiamo compiuto come uomini è dentro ciò che noi stiamo facendo oggi, quest'oggi e che faremo domani, sostanzialmente, perché ci portiamo dietro tutto un tempo che non c'è più, ma che c'è stato. Ecco perché non dobbiamo rinnegare il tempo che c'è stato, nel bene, nel patire, nel dolore, nella gioia, è un tempo che noi abbiamo vissuto. E Dante in fondo racconta questo tempo che non c'è più, nel momento in cui si rende conto che l'esilio è punto centrale del proprio esistere e dentro l'esilio Dante trova quella possibilità, quella capacità, quella forza, quella volontà che è una potenza che diventa potenza dell'uomo, potenza del sacro, ma anche potenza nel comprendere il senso del mito che Omero, Ulisse, ma anche Virgilio ha lasciato dentro la Divina Commedia. In modo particolare in questo 26° canto che diventa, come dicevo, centrale, nevralgico, significativo per capire la grande dimensione appunto del viaggio viaggiare, del viaggiare ritornare, della partenza, del ritorno e del non ritorno e quindi appunto dell'esilio. Questo è il grande Dante, questo è il Dante che ci, si testimonia e ci testimonia tutta la sua importanza dentro il nostro quotidiano esistere.